come Polo Museale della Campania, ma mi fa anche piacere che questo accordo di valorizzazione pensato assieme a Massimo Osanna, a Paolo Giulierini che ci ha raggiunto e a me non è rimasto soltanto un accordo, una lettera Tanto o ci vuole. forse come si dice adesso anche per risparmio di carta, un accordo fatto sulla posta elettronica con firma digitale, ma è diventato qualcosa di assolutamente concreto. E questa mostra ne è la prova perché il Polo è stato generoso con questa iniziativa. Ben 140 pezzi che vediamo in questa mostra provengono dai sette dei nove musei archeologici che fanno parte del Polo Museale della Campania. E appunto gli elenchi sono stati descritti con grande precisione dai curatori, ci sono queste declinazioni di vasi, ci sono gli oggetti che fanno pensare alla guerra, pugnali, elmi, tutte le declinazioni possibili di vasi, statuette, insomma oggetti meravigliosi che ci fanno comprendere come Pompei da sempre è stata un grande attrattore, ma che intorno a Pompei i musei di oggi, da Calazia, quindi il Museo di Maddaloni, il Museo, dell'Antica Capua, il Museo di Succivo, fino alle Forche Caudine, il Museo di Montesarchio, per arrivare a Ponte Gagnano, sono stati dei luoghi che ci parlano innanzitutto del lavoro di scavo immenso, silenzioso, che è stato condotto per anni, dalle soprintendenze e di cui noi abbiamo ereditato appunto i reperti che sono stati trovati. Ponte Gagnano, addirittura nella sua denominazione, è il Museo degli Etruschi di frontiera, ma per chi lo visita oggi è essenzialmente un museo costruito dallo studio, diciamo, di un grande architetto napoletano che è Luigi Cosenza. Ed è veramente un luogo dove, prima che trovarsi di fronte a dei reperti fantastici, uno sente di trovarsi in Europa. È un museo che ha tutte le caratteristiche per diventare un museo, all'altezza delle aspettative.